dai campi di calcio a quelli di tennis, dalla fascia di capitano della Virtus Lanciano negli anni in bianco e nero del secondo dopoguerra alla polvere rossa del rettangolo del circolo tennis di Lanciano. È una storia fantastica ma incredibilmente autentica, quella di Domenico Carnevale, per gli amici Mingo, che a 86 anni compiuti continua a fare sport, misurarsi, competere in trofei, arrabbiarsi per una palla persa, sorridere poi all'avversario, come faceva un tempo sui campi di calcio. Ecco, il doppio, in un breve calcolo, un totale di 300 anni in campo, ma uno spirito giovane e che valga come esempio. Io la voglio stringere la mano per congratularmi con lei. Piacere, piacere mio. Grande giocatore con la Virtus Lanciano e grande giocatore qui. No, grande giocatore con la Virtus Lanciano, non lo so, ma giocatore da tennis, no. Mi sbagliate perché io sono sempre stato a questo livello, quindi avete visto il livello, è un livello bassissimo insomma. Sì, ma la carta d'identità che dice? Quanti anni? La carta d'identità non interessa, interessa stare bene. Lavoro sempre a casa ci sta sempre da fare. Giardino, orto, cavalli, polli, uccelli, cane, conigli. Io c'ho, si può dire, il giardino zoologico. Mingo ha gestito per anni un negozio nel centro di Lanciano, per il resto ha pensato ai figli, ai nipoti, con tanti affetti che continuano a circondarlo. Lui sorride in perenne movimento, in un mezzo miracolo che solo lo sport a volte riesce a realizzare. Tra qualche mese ne saranno 87. Punto più, punto meno, a lui non interessa. È vero che lei compete ancora nel Palio, che è un torneo che si realizza qui, anche importante? Beh, è il 25esimo Palio che si fa e io non ne ho perso uno. Quindi, anche se arriviamo al 30esimo o al 40esimo, io ci sarò sempre. La cosa che dico, non fermatevi, mangiate, bevete, l'altra cosa non si può. Ah, ma forte lei anche sotto quel punto di vista? Ma è qualcosettina. Congratulazioni allora.